La notizia della morte di Silvio Berlusconi è arrivata come un fulmine sul mondo della politica, della cultura e dello sport, non solo italiano ma di tutto il mondo. Tutti i familiari sono arrivati nel giro di pochi minuti all'ospedale San Raffaele, il fratello Paolo e i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio. L'ex premier era entrato nella struttura venerdì scorso per essere sottoposto ad accertamenti programmati legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. Tutto il mondo della politica esprime il proprio cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, tra i più influenti della storia d'Italia, ha ricordato la premier Giorgia Meloni. Con lui l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui, ha sottolineato ancora la premier Meloni, noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie e anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio. Proseguono le ricerche a Firenze per trovare la piccola Cataleia, 5 anni, scomparsa sabato pomeriggio da un ex hotel occupato da un centinaio di abusivi, fra cui decine di minori, in via Maragliano. Nella notte le attività delle forze dell'ordine si sono aggiunte a quelle dei volontari coordinati della protezione civile, che l'hanno cercata in alcune zone della città. La madre, ascoltata dai carabinieri, ha fatto anche il nome di una persona sospettata. È impossibile che lei si perda da sola, dice. Qualcuno l'ha presa e l'ha portata via. Io ho detto ai carabinieri chi può essere. Non sarebbero però emersi al momento elementi di coinvolgimento delle persone che la madre della piccola ha indicato ai carabinieri come possibili responsabili. L'arma ha schierato le sue unità specialistiche dal reparto scientifico, ai cani molecolari capaci di fiutare le tracce a chilometri di distanza, a unità cinofile specializzate nel seguire tracce di sangue. Notte di terrore a Nola, in provincia di Napoli, dove in Piazza Duomo un giovane a bordo di una panda ha iniziato a sfrecciare tra i tanti ragazzi della movida locale seminando il panico. Pare si sia sfogato così dopo aver litigato con la fidanzata. Ha quindi investito diverse persone, si è allontanato dal centro della città a tutta velocità e nei pressi del comune di Camposano è rimasto coinvolto in un incidente stradale capovolgendosi. Almeno 7 ragazzi sono finiti in ospedale e alcuni di loro sono in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato. Nuovo episodio di violenza negli Stati Uniti, ad opera della polizia contro un cittadino afroamericano. Il 14enne è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad Aurora, in Colorado. Secondo gli agenti, il minore aveva rubato sigarette elettroniche con alcuni amici il 1 giugno. La pubblicazione del video, ripresi dalle bodycam dei poliziotti, ha rivelato che il ragazzino ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato da uno degli agenti. Poco dopo il fermo del 14enne è giunto sul posto un altro poliziotto, che prima ha minacciato di sparargli e poi ha premuto il grilletto. A nulla sono servite le implorazioni del ragazzo. Il 14enne era in possesso di un'arma finta, una pistola ad aria compressa a pallini, con la forma di una 9 mm. In alcuni quartieri, attorno ai cassonetti, i cittadini hanno osservato una situazione critica e me ne scuso con le romane e i romani, ma la gestione dei rifiuti della città è in costante miglioramento. Tranquillo lo sarò solo quando avremo raggiunto l'obiettivo, ma siamo sulla strada giusta. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, torna a parlare dei rifiuti a Roma. Non nasconde le difficoltà, ma si dice anche ottimista rispetto al futuro. Il problema dei rifiuti sarà risolto sicuramente entro la fine del mio mandato, spero già col giubileo. Con l'apertura della stagione estiva, molti stabilimenti balneari hanno apportato modifiche ai propri listini, applicando rincari delle tariffe al pubblico per numerosi beni e servizi. Lo spiega il Codacons, che ha verificato i prezzi su alcune delle spiagge più note d'Italia. Si parte con le tariffe giornaliere per ombrelloni, lettini e sdraio, che registrano incrementi medi del più 10% più 15%, con punte anche del più 25% rispetto allo scorso anno, come confermato dagli stessi gestori che hanno parlato in questi giorni di aumenti inevitabili, generati dai maggiori costi a loro carico. Per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in uno stabilimento medio, si spendono quest'anno tra i 30 e i 35 euro al giorno, analizza il Codacons. Ma ci sono casi limite, come ad esempio un gazebo nel Salento, che per una giornata costa circa 1000 euro. Costerà di più anche consumare cibi e bevande presso i lidi. Considerata quindi la spesa in spiaggia, più il costo del parcheggio e il carburante, una famiglia con due bambini, ad esempio, spenderà quest'anno mediamente tra i 100 e i 110 euro per una giornata al mare.